Buonasera, benvenuti a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo in questa diretta. E oggi mi trovo in una diversa location rispetto al solito dei nostri incontri che sono proposti alla Biblioteca Trisi e dal Comune di Lugo. Infatti oggi questa diretta viene fatta principalmente dal Museo Baracca, perché il libro che andiamo a presentare riguarda proprio il nostro eroe lughese. Si tratta di questo libro di Mauro Antonellini, Francesco Baracca, Morte di un eroe. Inoltre, come potete vedere alle mie spalle, mi trovo in questo momento nella sala dello SPAD, una delle sale più importanti del Museo Baracca di Lugo, ed è posta a piano terra. Lo SPAD 7S2489, che appunto vedete alle mie spalle, prestò il suo servizio alla 91esima squadriglia caccia tra la fine del 1917 e l'inizio del 1918. Costruito nel 1917 dall'azienda francese Société pour l'Aviation et des Derivés negli stabilimenti Blériot, questo biplano è stato donato alla città di Lugo in occasione dell'intitolazione del campo di aviazione di Centocelle a Francesco Baracca il 21 aprile 1919. L'aereo, originariamente appeso al soffitto, è stato restaurato negli anni 60 dai tecnici dell'aeronautica militare e successivamente, nel 1990, dal gruppo Amici Velivoli Storici di Torino. Il libro che andiamo a presentare oggi è stato pubblicato dalla Tipografia Faentina, editrice, nel 2020. Allora, anticipo subito a chi ci sta seguendo nella diretta streaming che è possibile postare le vostre domande sulle pagine Facebook della Biblioteca Trisi, del Comune di Lugo e del Museo Baracca. Quindi noi appunto andremo a scegliere due domande, purtroppo per ragioni di tempo non possiamo che selezionarne due, che sottoporremo all'autore Mauro Antonellini. Ma adesso appunto datemi qualche minuto per presentare il nostro autore. Mauro Antonellini è nato a Lugo e fin da giovane ha avuto passione per l'aeronautica. Si dedica con grande passione alla ricerca storica, con particolare riguardo all'aviazione navale durante la Prima Guerra Mondiale. È membro del Comitato Scientifico del Museo Baracca di Lugo e coautore nel 2000 del volume Sulla scia di Baracca, gli aviatori del Lughese. Nel 2008 ha pubblicato il volume Salvat ubi lucet, la base idrovolanti di Porto Corsini e i suoi uomini, 1915-1918. Dal 2012 è presidente della Squadriglia del Grifo, associazione per la promozione del Museo Baracca, che collabora attivamente all'attività culturale del museo. Dal 2019 è ufficialmente conservatore del Museo Baracca di Lugo. Questo libro è il frutto di anni di studio e di raccolta di documenti, articoli di giornale, testimonianze riguardanti la vita e la morte di Francesco Baracca ed esamina, mettendole a confronto, le diverse ipotesi sul misterioso abbattimento del suo aereo. La morte di Francesco Baracca, avvenuta il 19 giugno 1918 a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, è da sempre oggetto di discussioni appassionate e controverse. Antonellini, basandosi su documenti e testimonianze dell'epoca, propone la sua visione degli avvenimenti che hanno portato all'abbattimento dell'asso lughese dell'aviazione. Nel libro sono riportati articoli e descrizioni di giornalisti di rilevanza nazionale che, oltre a raccontare dell'abbattimento dell'aereo, narrano lo svolgimento dei funerali e il profondo cordoglio di tutti i cittadini lughesi per la perdita di un così valoroso soldato. Il racconto dei funerali è toccante. Molte sono le personalità presenti, autorità locali, ma anche molte di livello nazionale, come l'onorevole Rava in rappresentanza della Camera dei Deputati, l'onorevole Chiesa in rappresentanza del governo e il tenente Winslow in rappresentanza dell'Esercito degli Stati Uniti. Ma soprattutto interviene Gabriele D'Annunzio, con un discorso forte, potente, volto ad esaltare il coraggio e la volontà di vincere che ardeva nell'animo di Baracca. La voce della morte del grande eroe non scuote solamente la cittadina di Lugo. L'eco riecheggia in tutta Italia. La voce si diffonde, ma è incerta, confusa, smentita, modificata in mille versioni. Non si voleva e non si poteva credere.
Solo il comunicato stampa che ne annuncia la scomparsa fa tacere le voci discordanti, con un'unica incontrovertibile verità sulla sua scomparsa. Perché si parla di mistero della morte di Baracca? Dopo aver raccontato dei funerali, Antonellini si sofferma a esaminare da vicino tutte le circostanze riguardanti la morte di Baracca, sulla base dei documenti esaminati e dei racconti dei testimoni oculari. In particolare, risulta molto dettagliata la descrizione fatta dal giornalista Garinei, che, insieme ai compagni di Baracca, Franco Snago e Ferruccio Ranza, ritrova il corpo dell'eroe il 24 giugno in località Busa delle Rane. La sua narrazione compare su un articolo del giornale Il Messaggero del 27 giugno 1918 e viene confrontata con la relazione di Ranza, evidenziando le discrepanze. Altra testimonianza che viene presa in considerazione è quella di Ambrogio Gobbi, il tenente che accompagnò i tre sul posto, che fa sorgere ulteriori interrogativi. Ma lascio ai nostri interlocutori riferire le ipotesi sulla morte del grande eroe e le ragioni a sostegno. Ci tengo però ad aggiungere che il libro è corredato da un ampio apparato di immagini che presentano fotografie dell'epoca, lettere, documenti, quadri, a testimonianza di quanto raccontato nel volume. Ma prima di addentrarci appunto nella disquisizione su questo libro, vorrei cedere la parola al sindaco di Lugo, Davide Ranalli, per i saluti istituzionali. Davide, devi attivare il microfono, non si sente niente. Ho perso lo smalto con le dirette, una volta ero un professionista, adesso oramai sono diventato un dilettante. Dicevo grazie Luciana, grazie per questa tua introduzione, ma anche grazie perché ci stai dando l'opportunità con questa modalità, che oramai è una modalità piuttosto diffusa e devo dire anche piuttosto seguita. Di non solo presentare libri, cosa che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, questo è il terzo, ma in questo caso anche di costruire un intreccio fortunato, io dico, tra le istituzioni culturali del nostro comune. Lo abbiamo fatto in questo caso mettendo insieme quella che è appunto la biblioteca Trisi con un'altra importantissima istituzione che è quella del Museo Baracca. E lo facciamo attraverso un libro di un nostro concittadino, non solo, io dico un libro che racconta, appunto, parla, entra veramente in questa vicenda che, come tutte le vicende di cui da anni si discute senza avere ancora in un qualche modo unificato, no? Il pensiero su quel che è accaduto porta con sé una sua fascinazione, un suo fascino, insomma. E diciamo così, lo facciamo attraverso appunto un libro di un amico, di una persona che conosciamo molto bene, di un nostro concittadino, ma come hai detto giustamente tu nella tua presentazione, nella persona di Mauro Antonellini, che oggi è, consentitemi di dire, un po' il custode della memoria di Baracca all'interno del museo e non solo. Quindi penso che questa sia una ottima occasione per noi per parlare appunto di un pezzo di storia della nostra città attraverso il mito di Francesco Baracca, dell'eroe Francesco Baracca, così come viene proprio definito nel titolo di questo libro. Ed è appunto un volume, un libro nel quale Mauro, oltre a narrare, a raccontare quello che fu un funerale che in un qualche modo non solo colpì, ma rese partecipe tutta la comunità e tutta la città di Lugo, appunto per il suo eroe scomparso, Mauro si inserisce dentro ad un dibattito che è anche un dibattito, come dire, di carattere storico su quali siano state proprio le dinamiche della morte di Francesco Baracca. E mi permetto di dire che, esattamente come
riferivo all'inizio del mio intervento, probabilmente una delle cose che rende ancora più affascinante e ancora più eroica, diciamo, l'ultima impresa di Francesco Baracca è proprio questa ancora non limpida e non strutturata e reale ipotesi sull'ultimo volo dell'eroe Francesco Baracca. In questo libro però si percepisce una cosa, consentitemi di dire, si percepisce la cosa secondo me più importante di tutte, si percepisce la conoscenza che Mauro Antonellini ha del personaggio, della vicenda appunto e della storia di Francesco Baracca, oltre che di una conoscenza anche di carattere tecnico proprio nei confronti di tutto quello che è in senso più complessivo il tema del volo, ma si percepisce una cosa secondo me ancora più rilevante, che è la passione di Mauro Antonellini, che è quella che noi che abbiamo la fortuna di dialogare con lui, che abbiamo la fortuna di lavorare con lui, conosciamo. Ecco, questa passione è quella che appunto ha animato, ispirato questo libro, a cui noi lughesi ed in particolare l'amministrazione comunale, ed in particolare in questo senso proprio personalmente anche il sindaco, ci rende davvero orgogliosi di avere fra i nostri concittadini qualcheduno che insieme ovviamente a tanti altri, a cominciare dal direttore del Museo Baracca che sentiremo intervenire dopo, comunque continua a portare avanti la memoria di un personaggio che, come mi è poi capitato e ci è capitato di dire, grazie anche a quel famoso simbolo del cavallino rampante, è un personaggio che non può essere perimetrato dentro ai confini della comunità lughese, ma che assume una valenza anche internazionale. Questo volume, concludo, ci consente in un qualche modo di portare avanti questo ricordo, di mantenere viva la memoria e soprattutto di non scindere, cosa importantissima, il legame tra la nostra città, la nostra comunità e la figura dell'eroe, del mito e dell'uomo Francesco Baracca. Quindi grazie Mauro per questo volume e grazie a Luciana per averci dato la possibilità anche oggi di poter essere qui a presentare il libro di Mauro Antonellini. Grazie. Grazie al sindaco Ranalli e lo ringrazio anche perché grazie al suo intervento mi permette di ricordare che in Biblioteca Trisi c'è un importante fondo, appunto il fondo Baracca, che contiene le lettere, contiene moltissime testimonianze scritte della famiglia Baracca e dell'eroe, che viene consultato continuamente da studiosi, curiosi, e anche il nostro Mauro viene spesso a documentarsi da noi, per cui lo ringrazio molto perché è uno dei fondi più importanti della Trisi e ne siamo orgogliosi, ed è anche un trade union importante tra tanti altri che noi abbiamo con il Museo Baracca e a cui teniamo moltissimo. Passo adesso la parola all'assessore alla cultura, Anna Giulia Gallegatti, per un altro saluto alla cittadinanza. Bene, buonasera a tutti quanti, spero che mi sentiate. Ci tengo anch'io a unirmi ai ringraziamenti a Luciana per l'organizzazione delle presentazioni di questi libri che ci permettono di continuare l'attività della Biblioteca Trisi in un periodo come quello che stiamo vivendo purtroppo di pandemia, quindi con numerose restrizioni. E sono molto orgogliosa di partecipare alla presentazione di questo volume, il volume che è stato realizzato da Mauro Antonellini e che si connota in una corposa lista di monografie dedicate a Francesco Baracca, e che tratta, come avete già riportato, di un tema molto interessante, che cioè, è quello della misteriosa scomparsa di Francesco Baracca dell'Asso dei Cieli il 19 giugno del 1918. E qui viene proposta un'interpretazione da parte di Mauro su quanto accaduto, però viene proprio creato un dossier, una cronistoria documentata, come si diceva, con articoli di giornale, documenti, testimonianze, fotografie dell'epoca, proprio anche a testimonianza del grande lavoro di ricerca che c'è stato da parte di Mauro Antonellini.
il volume riporta sicuramente quello che era un po' il mood, l'umore nazionale e lughese della morte, quando si viene a sapere della morte di Baracca, e sicuramente vengono descritti i funerali, ma si fa anche un passaggio importante, si accenna, si parla di quello che furono il ricordo per i 50 anni e 100 anni dalla sua morte. E nel 2018 io ebbi la fortuna di partecipare organizzando queste celebrazioni, e fu decisamente un grande momento per la nostra città, perché fu un'occasione per ricordare la sua figura, ma anche per comprendere quanto la nostra città fosse legata a Francesco Baracca. E vennero messe in campo una serie di azioni durante tutto l'anno, che si concentrarono poi nel mese di giugno, fra cui anche lo spostamento del sarcofago a Sant'Onofrio, la realizzazione di una mostra sempre a Sant'Onofrio, che peraltro fu curata anche da Mauro Antonellini. E oltretutto anche la festa della Repubblica venne spostata dalle celebrazioni provinciali a Ravenna a Lugo, proprio per questa unione con il ricordo Francesco Baracca. E il museo fu senz'altro uno dei soggetti principali delle celebrazioni durante l'anno, peraltro veniva da un 2015 di inaugurazione di un nuovo allestimento nella sede storica. E questa amministrazione ha sicuramente voluto investire sia da un punto di vista strutturale nel Museo Baracca, ma anche nella realizzazione di una rete con altre realtà, così come la realizzazione di eventi che potessero ampliare sia la sua attrattività, ma anche le potenzialità di realizzazione di eventi. E in tutto questo Mauro è stata una figura fondamentale, perché quello che siamo riusciti a realizzare fino ad oggi lo dobbiamo anche al suo grande contributo, al suo grande aiuto. Ed è per questo che ritengo che l'amministrazione debba un grande ringraziamento a Mauro, sia per tutto quello che siamo riusciti, grazie alla Squadriglia del Grifo, la collaborazione con la Squadriglia del Grifo, grazie alla collaborazione con lui, con il direttore Giovanni Barberini, per tutti gli eventi, le iniziative, le mostre che sono state messe in campo anche in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, ma e qui ci tengo, concludo, però ci tengo anche a fare una mia osservazione personale. Io Mauro ormai lo conosco da 8 anni, da quando ho incominciato questo percorso, e mi sono sempre trovata a confrontarmi con una persona con moltissime idee, proposte, con una grande passione, una grande conoscenza verso l'aeronautica, verso l'aviazione, nello specifico verso Francesco Baracca. Però è una persona molto modesta, una persona molto umile, che questa conoscenza e passione l'ha messa sempre a disposizione della nostra città. E a mio avviso credo che proprio per queste sue conoscenze, questa sua passione, questo suo modo di essere, sia una risorsa importante, una grandissima risorsa, importante e insostituibile per la nostra città. Quindi vorrei fare un grande ringraziamento a Mauro per il suo impegno e la sua collaborazione con l'amministrazione, ma anche con il Museo Francesco Baracca, per tutto quello che ha fatto e farà in futuro. Grazie. Grazie all'assessore Gallegatti, e mi unisco anch'io al coro dei ringraziamenti e degli apprezzamenti nei confronti della figura di Mauro Antonellini, che è veramente una persona splendida e, come diceva appunto Anna Giulia Gallegatti, una persona molto umile e sempre a disposizione, sempre molto carina, e veramente molto piacevole lavorare con lui, per cui lo ringrazio anch'io. Ci troviamo diverse volte a dover lavorare insieme, interagire, ed è veramente una persona molto piacevole, scrupolosa e animata da un'autentica passione per quello che fa. Entriamo quindi nel vivo della nostra diretta con i nostri interlocutori, quindi innanzitutto l'autore Mauro Antonellini e il direttore del Museo Baracca Giovanni Barberini. A questo punto lascio a voi la parola e a dopo. Allora, grazie Luciana, grazie a tutti dei vostri interventi. Io ovviamente non posso che unirmi ai ringraziamenti a Mauro, con cui ho la fortuna di lavorare molto a stretto contatto da un paio d'anni a questa parte.
e quindi sono molto, come dire, contento del fatto che possiamo presentare qui questo suo ultimo lavoro, che riguarda la morte di Francesco Baracca, anche se provocatoriamente io comincerei con fare a Mauro Antonelli, a Mauro, una domanda, se vogliamo, diametralmente opposta a quello che riguarda il tema del suo libro, cioè Morte di un eroe. Perché noi parliamo e lavoriamo per continuare a fare di Baracca una persona viva. Una persona viva, perché pensiamo che la vita di Baracca, la sua storia di persona, di personaggio, di ragazzo, di uomo, di militare, affascini, e a questo fascino si debba anche una parte della fortuna del nostro museo. Quindi volevo chiedere a Mauro cosa pensa, prima di addentrarci nelle ipotesi sulla morte, cosa pensa di Baracca vivo, di Baracca vivente ancora oggi? Mauro, non hai il microfono. Ecco, mi sentite? Innanzitutto ringrazio tutti voi per la possibilità che mi avete dato di parlare del nostro Francesco Baracca. Penso che sia uno dei più grandi eroi del nostro tempo. È stato un personaggio che è un mito, proprio una considerazione di questo personaggio straordinario che ha contribuito a fare conoscere nella storia dell'aviazione, nella storia della Prima Guerra Mondiale, questi personaggi che sono dei veri e propri miti. Mi viene in mente, a questo proposito, proprio la settimana scorsa si è celebrata la morte di il Barone Rosso, proprio mercoledì scorso, il 21 di aprile del 1918. Quindi questi fanno parte proprio dell'immaginario collettivo di questi eroi. Intanto volevo ringraziare anche la possibilità di avermi dato di poter parlare di questo eroe. Però, come dice Giovanni, Baracca non è solo la morte, anche perché però è una domanda che molti mi fanno. Faccio riferimento a quello che diceva l'assessore Anna Giulia Delegati. Io ho avuto la possibilità di partecipare al centenario della morte di Francesco Baracca, che si è svolta nel 2018 nella chiesa di Sant'Onofrio. È stato esposto il sarcofago e contemporaneamente, nello stesso luogo, c'era una mostra dedicata appunto a questi giorni che vanno dal giorno in cui è caduto Francesco Baracca, il 19 giugno del 18, al 30 giugno del 18, giorno del suo funerale. Io ho preso in considerazione solamente questi 11 giorni. Questo è il tema del mio libro. Perché Baracca è così un personaggio, un mito? Non solo per la sua morte, ma per il personaggio che era. Quando faccio le visite guidate qui al museo, colpisce molto i visitatori la storia di Baracca, della sua vita, quando è nato. È nato qui a Lugo, ha fatto un percorso scolastico particolare, di un certo livello culturale. Non dimentichiamo che ha fatto il liceo classico, poi ha fatto l'Accademia Militare a Modena. E in quel momento, siamo a Centocelle, nel 1910-11, quando vede i primi aeroplani a volare in quello spazio aereo, siamo vicino alla nostra capitale, a Roma, ha la passione di partecipare a questa novità che è l'aviazione. Allora l'aviazione era una novità assoluta, quindi un ragazzo, perché Baracca aveva 20 anni, 21 anni, quindi giovane
ufficiali di cavalleria, quando vede gli aeroplani volare, viene in mente di partecipare a questa novità. Quindi, perché era un ragazzo intelligente, intraprendente, e quello che segna la sua vita è la passione. La passione prima dei cavalli, perché era un personaggio che amava la cavalleria fin da bambino. Volevo solo sottolineare che a San Potito, dove lui passava l'estate fin da ragazzino, gli piaceva cavalcare, perché nella casa, diciamo la casa, la chiamavano la villa dove trascorreva l'estate, la villa di campagna, c'erano i cavalli, quindi lui aveva questa passione del cavallo fin da piccolo. Questa passione l'ha rimasta non per i cavalli continuamente, sino per tutta la vita, ma aveva la passione per le novità. Abbiamo una fotografia dove lui è a cavallo di una motocicletta nel 1909, e la stessa passione l'aveva per la nascita della visione, per l'aeronautica. Tant'è vero che chiese di partecipare alla scuola di volo, fu mandato a Reims in Francia, e lì nel 1912 acquisì il brevetto di pilota. Una passione anche questa per l'aeroplano continua. Abbiamo nei documenti tutti i voli che ha fatto, e mi ha stupito perché dal 1912 fino all'entrata in guerra dell'Italia, poi ovviamente anche dopo, ha sempre volato. Volava tutti i giorni, possibilmente quando non era in licenza, naturalmente. Quindi era addestratissimo. Questo dimostra la passione dell'uomo. Anche un uomo colto, perché sapeva suonare, cioè suonava uno strumento musicale, mi piaceva, conosceva il francese, conosceva il tedesco, scriveva molto bene. Abbiamo il corpus, come diceva la direttrice della biblioteca Trisi, abbiamo 800 lettere che penso verranno pubblicate a breve. Quindi un personaggio che non è solo il combattente, l'eroe di guerra, ma è un personaggio, prima di tutto, un ragazzo appassionato, un uomo che faceva della sua vita la passione per le cose che faceva. Questo mi ha colpito, e vedo che anche ai visitatori che vengono qui al Museo Baracca colpisce questo modo dell'uomo Baracca. Questo. Quindi ha fatto bene Giovanni dire che non è famoso solo per la morte. Purtroppo la morte è un mistero, e questo mistero lo rende molto attrae. Cioè, il fascino della morte misteriosa di un eroe nell'immaginario collettivo attrae moltissimo. Me ne sono accorto quando, appunto, nel centenario della morte del 2018, facevamo, perché non ero solo, fare la visita guidata, e le persone mi dicevano: ma come è morto Baracca? Ovviamente è il centenario della morte, quindi la domanda era ovvia, però è questo mistero attrae, fa domanda alla gente, ecco, questo volevo solo dire. Grazie Mauro. Allora, approfitto, visto che tu hai citato Baracca come persona colta e che suonava il violoncello, approfitto per dire che io sono qui al Museo Baracca, anch'io al primo piano, invece che a pian terreno come Luciana, e sono nella stanza da letto di Francesco Baracca, la stanza che è stata ricostruita come la sua stanza da letto, e alle mie spalle potete vedere, spero si veda, se no muovo un po' la telecamera, una foto di Baracca del giovanissimo Baracca mentre suona il violoncello. Fra l'altro abbiamo anche potuto scoprire che Baracca era anche un discreto disegnatore e pittore, anzi siamo sulle tracce di un suo bellissimo disegno che è conservato a Fiesole, che dove prima o poi andiamo a fare una rapina, io direi, ecco, Mauro. Bene, approfitto anche per dire che oggi siamo qui al Museo Baracca in orario di apertura praticamente, nel senso che oggi finalmente riaprono i musei,
che erano chiusi da mesi, perciò sono particolarmente contento di poter dire che siamo dentro un luogo vivo, uno dei perni della cultura lughese. Bene, detto questo, Mauro scrive questa cosa per cercare di dire la sua sul tema di questa morte misteriosa che, come ha appena detto, crea suspense, mistero e quindi attrae, no? Incuriosisce molto. E volevo chiedere a Mauro se ci riassume sinteticamente quali sono state le interpretazioni che sono state date della morte dell'eroe. Si è parlato almeno di 3-4 ipotesi diverse. Ci puoi fare un riassunto? Allora, prima di entrare nel merito specifico, sarò sintetico, delle varie teorie della morte e l'interpretazione che ne ho dato io, volevo un po' parlare del contesto in cui viveva la città di Lugo e anche l'Italia in quei giorni. Qui, quando dico quei giorni, mi riferisco in giugno, alla battaglia del solstizio, come la chiamerà D'Annunzio, che iniziò il 15 giugno del 1918. Lugo, in quegli anni, dopo 2 anni e mezzo di guerra, sappiamo che la prima guerra mondiale è iniziata il 24 maggio del 18, fino a Caporetto, poi dopo c'è stata la stasi della riorganizzazione dell'esercito, la città di Lugo ha avuto 500 morti, sono morti. A Lugo c'erano diverse centinaia di profughi che venivano dal Friuli e dal Veneto in seguito alla ritirata dell'esercito italiano e l'avanzata degli austro-ungarici, anzi dei tedeschi e austro-ungarici, quindi una situazione di incertezza. C'erano a Lugo 6 ospedali militari, quindi questo era il clima. In più c'era la grande incertezza di un periodo in cui c'erano le truppe d'occupazione sul suolo italiano. Fino a quel momento, fino a Caporetto, la guerra era combattuta, diciamo, all'estero, nel senso che scrivevano, la zona era il Isonzo, erano le Alpi Giulie, quindi si combatteva in Slovenia. Da quel momento, dopo Caporetto, gli austro-ungarici arrivarono al Piave, quindi avevano conquistato 150 chilometri di territorio nemico. Quindi questo era quello che vivevano i lughesi in quel periodo. E anche Francesco Baracca viveva questa situazione di incertezza. Questo era il clima. Passando diciamo dal punto di vista militare, gli austro-ungarici abbiamo visto che erano arrivati al piano. Gli italiani si erano organizzati per la difesa. A questo punto, in questi 5-6 mesi di, diciamo, di impasse, l'esercito austro-ungarico doveva decidere cosa fare, perché aveva dei problemi di rifornimenti, sia alimentari che di organizzazione, di materiali. Quindi il tempo giocava a suo sfavore. Quindi doveva decidersi o ritirarsi o chiedere l'armistizio o tentare l'ultimo colpo di coda. Cercarono di sfondare, di ripetere quello che era stato Caporetto. E in un primo tempo ci riuscirono, perché dobbiamo considerare che gli austriaci, pur avendo, come dicevo, un po' di crisi dal punto di vista alimentare e dei rifornimenti, era sempre un esercito potente, aveva 60 divisioni. Quando noi italiani ne avevamo 54, più 11 divisioni alleate, perché gli alleati dopo Caporetto vennero in nostro aiuto. Esattamente c'erano 6 divisioni francesi e 5 divisioni inglesi. Questa era la situazione, quindi di estrema incertezza da parte italiana. Gli austriaci cercarono di fare il possibile.
Il 15 giugno attaccarono, attraversarono il Piave, riuscirono a conquistare metà del Montello traghettando attraverso il Piave ben quattro divisioni. A quel punto lì gli italiani si sentirono molto in crisi, tant'è vero che la difesa in quel momento lì era molto, molto debole. Ci furono degli aspri combattimenti, ma la difesa italiana andò in crisi, tant'è vero che cambiò poi il comandante della difesa. Ecco, questa era la situazione. Cerco di fare capire, questo l'ho messo un po' anche nel mio libro, Francesco Baracca, in quel momento che lui è andato in azione, in quei giorni che lui combatteva dal 15 al 19, perché il 19 è stato il punto peggiore, diciamo, dal punto di vista italiano, lui vedeva gli austro-ungarici che avevano attraversato il Piave e facevano fatica a fermarli. L'esercito straniero in Italia che non si sapeva che fine avrebbe fatto. Lui è morto nella incertezza di sapere cosa sarebbe successo. Anzi, lui probabilmente vedeva il negativo che c'era, perché vedeva gli austriaci che avanzavano e lui faceva di tutto per fermarlo. Questo è il sentimento di Baracca quando è morto. Questo mi colpisce, questo fatto qui. Ecco. Poi ovviamente adesso sappiamo che dopo 6 mesi l'esercito austro-ungarico è crollato verticalmente e la guerra l'abbiamo vinta, ma in quel momento lì la situazione era molto grave. Ecco, se vogliamo parlare sulla morte, mi si è sentito solo questo. In questa situazione Francesco Baracca il 19 giugno alle ore 18:30 parte dal campo di volo di Quinto per una missione di mitragliamento a bassa quota, cioè doveva mitragliare a bassa quota gli austro-ungarici che avanzavano. Parte con il suo gregario Franco Osnaglio. Dopo pochi minuti non ci sono testimoni di quello che è successo. L'unico testimone è Franco Osnago, che era dietro la coda di Francesco Baracca. Purtroppo è un testimone che testimonia poco, perché dice solo, quando è tornato, dice: io ero alla coda del mio comandante, a un certo punto l'ho perso di vista, perché dobbiamo dire che Osnago è un pilota giovane, non aveva grande esperienza. E, dice, l'ho perso di vista. Dopo qualche secondo l'ho rivisto, aveva una striscia di fumo bianco che usciva dalla coda dello Spad, poi a un certo punto l'ho riperso, ha girato in tondo per vedere dove poteva essere caduto. Dopo diversi minuti di ricerca non ha trovato né il punto dove era caduto, non ha visto dove era caduto, torna trafelato al campo di volo dicendo: io ho perso il mio comandante, non so più dove sia. Questa è la prima parte del volo. Poi scattano le ricerche. Subito parte alcuni compagni di volo di Baracca, Costantini, per vedere dove potrebbe essere caduto. Nessuno lo trova. Anche dobbiamo tener conto che era nel punto in cui si chiama terra di nessuno, in cui i due eserciti si affrontavano. E in quella zona era pieno di fumi, di scoppi, eccetera. Quindi non si riusciva a capire dove fosse caduto. Solamente dopo 5 giorni, il 24 pomeriggio del 18, un gruppo formato da Garinei, che era il giornalista corrispondente di guerra, Ferruccio Ranza, suo compagno di volo, un asso della divisione, e Franco Snago, appunto il suo gregario, trovano, con l'aiuto di un altro ufficiale di artiglieria che si chiamava Gobbi, trovano il punto in cui era caduto Baracca. Cosa trovano? Trovano i rottami dell'aereo che si era incendiato. L'unico pezzi rimasti erano quelli metallici, perché l'aeroplano era fatto di tela e di legno, c'era rimasto il motore e pochi altri reperti. E il corpo di Francesco Baracca è spazzato fuori nell'urto, nell'impatto col terreno, era ustionato, aveva molti ustioni, come scritto nel rapporto medico,
Però era, diciamo, visibile, era riconoscibile. Quindi si sapeva che era Baracca, perché se fosse rimasto dentro l'aeroplano non sarebbe rimasto carbonizzato. Fu portato al campo di volo di Quinto, e lì furono fatti, furono celebrati i primi funerali. Dico i primi perché il giorno 26 i funerali avrebbero dovuto, diciamo, finire con quella cerimonia. Ma dato che Baracca era un eroe nazionale e la famiglia aveva chiesto di avere il corpo a Lugo, solo per l'autorizzazione del re, perché i morti in guerra devono essere sepolti dove vengono trovati. Già fu, diciamo, uno strappo alla regola quello di portarlo al campo di Lugo. E fu tumulato nel cimitero civile del Quinto di Treviso, e lì avrebbe dovuto rimanere. Però, dato la richiesta della famiglia, ebbe l'autorizzazione del re di essere portato a Lugo. A Lugo arrivò il 28, alla notte del 28 giugno, il giorno 29, che era un sabato, fu fatta la camera ardente, dove centinaia di lughesi, di cittadini e di autorità, resero omaggio al nostro eroe. E il 30 di giugno furono fatti i funerali, domenica 30 giugno, furono fatti i funerali di Quinto, di funerali qui a Lugo. Questa è la storia, certa e ufficiale. In questi 100 anni ci sono state, diciamo, le tante teorie di come poteva essere morto Francesco Baracca. Adesso non voglio essere troppo, tirare troppo per le lunghe, comunque le teorie sono queste: che si sia suicidato per non cadere prigioniero, l'altra versione è che si sia suicidato per non morire bruciato. Come è stato battuto, c'è chi dice che è stato un fante da terra, chi addirittura un cecchino sul campanile. E l'ultima versione, l'ultima in ordine di tempo, ma non solo in ordine di tempo, è quella dell'abbattimento da parte di un aviatore austro-ungarico che in quel giorno lì, in quell'ora lì, si trovava nella zona. Queste sono le teorie. Non so se posso parlare della mia adesso oppure se aspetto qualche domanda. No, io direi che hai esposto più o meno le, diciamo, le varie interpretazioni sul mistero della morte, e adesso io ti chiederei di dirci la tua a riguardo. Allora, è la cosa che ci interessa di più. Bene. Adesso ho cercato di fare un quadro del contesto. Allora, io sono tanti anni che con amici discuto di queste cose qui, quando ci troviamo tra baraccofini. Ci chiamiamo, diciamo, amici di baracca, nel senso che ci piace raccontare queste storie, e ognuno va un po' la sua versione. Io ho sentito un po' tutte le varie teorie, e la cosa che mi ha colpito è stata l'osservazione di un reperto che è qui al museo. Qui al museo c'è un pezzo di tubo di scarico, un tubo di scarico dell'aeroplano, che presenta un foro che parte dal basso del solato. Bene, già questo, dico, ma il fatto che questo reperto sia stato conservato per 100 anni, dice, vabbè, sarà un caso, però c'è qualcosa di interessante. E quindi ho cercato di capire cosa poteva essere successo. Poi ho letto diversi documenti e ho trovato la relazione che fece la commissione lughese che partecipò ai funerali e che andò a visitare il corpo, a vedere il corpo di Baracca, il punto in cui era caduto. Questa commissione era formata, una commissione ufficiale, formata dal sindaco di Lugo, allora Corelli Grappadelli, dal segretario del comune di Lugo, cioè c'era l'ufficialità, più i rappresentanti della famiglia, che erano lo zio Angelo Baracca e i due cugini Sante e Giuseppe Baracca. Quindi rappresentanza della famiglia per riconoscere
fare il riconoscimento, anche oggi si usa per i morti fare il riconoscimento, e l'ufficialità del Comune di Lugo per vedere come siano svolti i fatti. È stata fatta una relazione firmata da tutti, e in questa relazione c'è un passaggio che mi ha colpito, che l'ho messa in relazione all'osservazione del mio, chiami mio, del tubo di scarico che io ho osservato. Io non vi leggo nient'altro di questo pezzetto, è l'unica cosa che vi leggerò, e in questa relazione dice esattamente, questa relazione è firmata da tutti i rappresentanti, dice, dopo aver raccontato tutto quello che avevano visto, partecipato alle manifestazioni dei funerali, visitato la salma di Baracca, visto la ferita e tutto, poi conclude dicendo: fra i rottami, i sottoscritti, oltre il casco perfettamente conservato ma fradicio di pioggia, rinvenirono il tubo metallico di scappamento, nettamente forato da parte a parte da un proiettile nel punto, attenzione, approssimativamente corrispondente dal basso in alto a quello in cui suole trovarsi la fronte dell'aviatore, mentre mitraglia le turbe a terra. Questo è quello che io ho tramite testimonianze e documenti confermo, cioè quello che loro dicono è quello che è il mio punto di vista, cioè io non ho inventato niente, non ho fatto altro che leggere quello che è scritto qui. Quindi un proiettile che partendo dal basso verso l'alto ha perforato, ha colpito la fronte dell'aviatore, la fronte dell'aviatore. Ecco, qui non dice il proiettile, qual è il proiettile. Dalle mie osservazioni ho dedotto che il proiettile non era un proiettile di mitragliatrice o di fucile. Qui ho, non so se si riesce a vedere, questo è un proiettile di fucile o di mitragliatrice, perché è la stessa cosa, le armi usavano la stessa cartuccia. Questo è lo shrapnel, adesso, questa è una sfera. Che cos'è lo shrapnel? Lo shrapnel è intanto è il nome dell'ufficiale inglese che a metà 800 l'ha inventato. È un proiettile di artiglieria nella cui ogiva sono contenute decine di queste sfere che sono di metallo duro, non sono né d'acciaio né di piombo, sono metallo indurito, che nell'origine venivano lanciate sulle truppe avversarie. A una certa altezza c'era una spoletta a tempo che scoppiava e faceva partire queste proiettili micidiali che erano talmente potenti che passavano gli elmetti. L'elmetto d'acciaio veniva trapassato. Ecco, questo è lo shrapnel. E voi direte cosa c'entra con l'abbattimento dell'aereo. Questo tipo di munizione veniva usato per come antiaereo. Cioè i cannoni venivano girati verso l'alto, veniva messa la spoletta a tempo, calcolata sulla distanza e sull'altezza che poteva, sulla velocità che poteva avere l'aeroplano, e veniva fatto un fuoco di sbarramento. Il principio era quello di scagliare queste palline addosso all'aeroplano. Lo stesso principio dell'antiaereo viene usato ancora oggi con i missili antiaerei, i nuovi missili, tutti i missili antiaerei moderni usano il sistema delle palline, non si chiama shrapnel, ma il concetto è lo stesso. E perché io ho pensato allo shrapnel e non al proiettile? Perché il proiettile, vedete, è 6 o 7 mm ed è perforante. Questa è una pallina che è 10-12 mm e sfonda, questo perfora e questo sfonda. Quindi il buco, il foro, è molto più grande, è più slabrato di questo che sarebbe stato il proiettile di fucile. Adesso voglio entrare nei particolari, e dalle testimonianze, io mi sono basato più che altro sulla testimonianza di Ranza, perché Ranza era uno di quei testimoni che ha visto l'aereo caduto, siccome era un pilota, era un tecnico e conosceva bene le parti dello spalda. Infatti nella sua testimonianza parla di
serbatoi di rame specifiche perforati. E dice serbatoi due, cioè perché lo spada aveva due serbatoi, un serbatoio più, diciamo, sotto il sedile del pilota, che era molto grande, principale, poi c'era un altro serbatoio piccolo che si chiamava Norris, che serviva per alimentare il motore col sistema della caduta di benzina. Ecco, mettendo insieme l'osservazione del tubo di scarico, mettendo insieme la testimonianza della commissione lughese e mettendo insieme la testimonianza di Ranza, perché qui sono le principali che io ho messo in campo, deduco che il povero Baracca è stato colpito da una rosa, si chiama così, una rosata di palline. È lo stesso principio che usano i cacciatori. I cacciatori sparano con un fucile che ha tutti i pallini e fa una rosata. Con lo stesso principio di come si abbatte l'uccello, loro hanno usato un cannone e invece l'uccello era un aeroplano. Ma il concetto è il medesimo. Quindi, da tutte le prove, ho dedotto che fosse stato colpito da un proiettile, come si dice, un proiettile da cannone caricato a shrapnel. Le palline hanno colpito i vari punti dell'aereo e hanno colpito anche la fronte del pilota, perché dico solo questo, poi dopo concludo, che dopo aspetto le vostre domande eventualmente. Il proiettile ha colpito il povero Francesco nell'orbita occipitale destra alla radice del naso. Ecco, un proiettile che veniva dal basso del suolo, un proiettile di Schrapner che ha perforato il serbatoio e è salito fino a colpire il viso di Francesco Baracca. Questa è un po' quella, in sintesi, la mia teoria. Ma allora, io direi che la tua teoria, anche perché si basa su documenti, testimonianze, fatti oggettivi, ci sembra molto convincente. No, Didi. Hai abbassato il microfono. Questa è la mia ricostruzione dei fatti, non ho la pretesa che sia la verità, perché tutte le altre teorie sono plausibili, hanno un fondo plausibile, dopo hanno dei punti critici, dei punti forti, però diciamo, tutte le varie teorie, io non dico che non siano vere, secondo me hanno delle lacune, però, ripeto, è la ricostruzione dei fatti che ho fatto io. Questo non voglio criticare le altre teorie, che tutte sono valide, no? Certo, allora io ho sentito prima da Luciano, che ha introdotto il nostro dialogo su Facebook, che potrebbero esserci delle domande dal pubblico. Quindi chiedo se è così, se ci sono, oppure faccio un'altra domanda io, Mauro. No, al momento non sono arrivate domande dal pubblico, ma invitiamo coloro che stanno seguendo le nostre dirette a mandare domande, che sono tra l'altro tanti. Abbiamo decisamente molte persone che ci stanno seguendo da casa e veramente li ringrazio moltissimo. Per cui vai pure con la domanda, se ne arriva qualcuna ve lo dico. Va bene, grazie Luciana. Allora, intanto io approfitto per fare un po' di pubblicità al museo, e sono certo di avere anche l'appoggio di Mauro, che è il nostro conservatore. E noi ci stiamo preparando a una bella e interessante mostra sulla Coppa Baracca in occasione del centenario, perché la prima edizione fu appunto nel 1921. E nel prossimo giugno, quindi mancano meno di due mesi, inaugureremo la mostra. Poi presenteremo molto probabilmente il 19 giugno il carteggio completo delle lettere di Francesco Baracca, a cui accennava prima lo stesso Mauro. Bene, adesso che abbiamo capito e saputo la tua interpretazione e anche ci hai illustrato le altre, io vorrei sapere da te
come vedi il futuro dell'attività del museo, tu che ne sei il conservatore, che hai a cura tutte le collezioni, so che hai partecipato, so perché eravamo insieme a seminari sull'organizzazione dei depositi del museo, abbiamo costruito un laboratorio artigianale vicino al museo che serve per molte cose. Dici un po' della tua attività dentro il museo. Noi qui al museo Pio Luco abbiamo una grossa fortuna, quella di avere un personaggio come Francesco Baracca, del quale sappiamo tutto. Veramente è incredibile la ricchezza di documenti che abbiamo. A partire dal carteggio che tu facevi riferimento, che il carteggio poi è inserito, sottolineo, sono quasi mille lettere, sia spedite, la maggioranza, che sia ricevute, che danno del personaggio, sappiamo giorno per giorno, quasi giorno per giorno cosa ha fatto, sappiamo chi erano le persone con cui era contatto, conosciamo i suoi compagni di volo, conosciamo tutti i voli, le ore di volo che ha fatto. Questo è grazie al carteggio. Oltre al carteggio abbiamo documenti militari, i documenti di volo, si chiama stralcio voli, libretto di volo. Quindi poi abbiamo nel fondo, il fondo Baracca prima diceva la direttrice della biblioteca, un fondo dove ci sono tutte le lettere, i bigliettini, le fotografie. Veramente un personaggio così ricco non penso che si trovi facilmente, così ricco di materiale. Quindi noi di Baracca sappiamo tutto, sappiamo cosa pensava, sappiamo diciamo quasi tutto. Poi in questi 100 anni si sono accumulati altri documenti. Per esempio ci sono stati degli eventi. Il primo evento è stata una mostra che si è fatta a Bologna nel 1918, a dicembre del 18 e i primi del 19, vuol dire che appena finita la guerra, subito, un mese o due dopo, si è subito fatta una mostra su Francesco Baracca. Poi di queste esposizioni, è stata fatta un'esposizione per dire la mostra del decennale del fascismo, tutta l'arte del fascismo, con dei materiali che sono andati a Roma e non sono più tornati. Purtroppo in questi 100 anni si sono persi anche dei documenti, degli oggetti. C'è una produzione anche artistica. Qui alle spalle, prima mi sono dimenticato di dire, vedete un dipinto, è Gino Lucchini, che nel 1919, quindi solamente un anno dopo la morte, ha dipinto questo olio su tela e donato alla famiglia. Quindi Baracca non solo è un personaggio che ha della documentazione, ma al quale si sono ispirati anche degli artisti. L'anno scorso abbiamo fatto una mostra, il pittore e l'eroe, riferito appunto a un fatto che è avvenuto nel 1914 tra Margotti, un pittore importante, e Francesco Baracca. Quindi noi in questi anni vogliamo far vedere la personalità di Francesco Baracca a tutto tondo, perché Francesco Baracca è stato il grande eroe della guerra, ma è stato un grande eroe della guerra perché era in quel contesto, ma è stato una grande personalità a cui anche molti artisti si sono riferiti. Quindi vogliamo anche, come dire, far conoscere questo personaggio. Abbiamo il deposito con tanti materiali, fotografie, quadri, quindi io penso che per il futuro, per i prossimi anni, abbiamo materiale per poter far vedere Baracca in tutta la sua persona. Bene, grazie Mauro. Ci sono due domande dal pubblico, scusa se ti interrompo Giovanni, abbiamo la prima domanda: quali sono le novità apportate al volo da Baracca? Le novità? Apportate al volo da Baracca.
Ma Baracca intanto aveva un grande pregio, come tutte le persone intelligenti, quello di osservare e di imparare. Lui per tutta la sua vita ha sempre cercato di imparare. Mi spiego meglio. Dunque, abbiamo detto che Baracca ha acquisito il brevetto di volo nel 1912 in Francia. Poi è tornato in Francia alla vigilia dell'entrata in guerra nel 1914. Noi siamo entrati in guerra nel 15, 24 maggio del 15, ma i nostri alleati francesi erano in guerra dal 14. Quando l'Italia entrò in guerra, mandarono Baracca e altri 5-6 compagni a acquisire i nuovi aeroplani francesi, perché la nostra aeronautica non era dotata di materiale moderno. Quando si trovò a contatto con i piloti francesi, si faceva spiegare le tecniche di combattimento, quindi lui era sempre disposto a imparare, tant'è vero che quando tornò in Italia le tecniche francesi per le quali lui aveva imparato, se le era fatte raccontare, le applicò. Una di queste, per esempio, era quella di attaccare il nemico dal basso verso l'alto. In genere è molto più facile attaccare dal basso, dall'alto verso il basso, perché c'è il vantaggio della velocità, mentre attaccando in salita, cioè dal basso verso l'alto, è più difficile. Però il vantaggio è quello di arrivare vicino all'aeroplano avversario sfruttando i punti morti del mitragliere, perché l'aeroplano avversario aveva il mitragliere di coda che sparava a chi si avvicinava. Quindi lui, partendo dal basso e giocando sui punti morti dell'aeroplano avversario, riusciva ad avvicinarsi. E con quel modo lì era micidiale, perché lui aveva la tecnica, e poi non dobbiamo dimenticare che aveva del coraggio, perché a stare a 20 metri davanti alla mitragliatrice, insomma, ci vuole coraggio. Quindi lui ha portato delle novità perché imparava. Tant'è vero, io non so se l'avesse saputo meno, leggendo le tecniche di combattimento del Barone Rosso, si chiama Diktat, aveva delle regole, che una di queste era avvicinarsi al nemico il più vicino possibile e sparare tutti i colpi di mitragliatrice immediatamente. E neanche farlo apposta, Baracca applicava gli stessi tecniche utilizzate dal Barone Rosso. Quindi io non so se ci sia un passato, non credo, però questo dimostra che Baracca era anche un innovatore nelle tecniche. Non so se ho risposto alla domanda in modo sufficiente. Direi di sì, e ti sottopongo subito alla seconda domanda. Conoscete anche i giorni di servizio in Piemonte Cavalleria e in che squadrone era? Ma penso che fosse l'11° squadrone, però lui nella cavalleria c'è stato abbastanza non molto, perché alla fine dell'Accademia a Modena, dopo ha fatto il corso a Pinerolo, il corso di perfezionamento di equitazione. Quindi l'Accademia Pinerolo, poi è stato assegnato al secondo reggimento Piemonte Reale Cavalleria, che in quegli anni, 1910-1911, si trovava a Roma, alla caserma, diciamo, del Pretorio, nella via del Pretorio. E quindi dopo, nel 12, è andato a fare il corso da aviatore a Reims, quindi sappiamo esattamente i giorni e i mesi che ha fatto in cavalleria. Comunque il suo reggimento è il secondo Piemonte Reale Cavalleria. Tra l'altro, voglio solo fare una parentesi: oltre alle esercitazioni militari che facevano nel suo reparto, Baracca era uno dei cavalieri più bravi, tant'è vero che faceva anche i concorsi ippici alle Capannelle a Roma, insieme ai degli altri cavalieri sportivi. Quindi lui faceva le gare da militare, ma in mezzo, insieme a dei cavalieri civili, diciamo. Quindi era anche un personaggio, un bravo cavaliere, oltre
diventare poi dopo un bravo aviatore. Ce l'abbiamo il tempo per una terza domanda? Sulla vostra disposizione. Oltre ad essere un pilota, era uno sviluppatore del mezzo? Uno sviluppatore del mezzo, direi di sì, ma naturalmente non da solo, non è che lui facesse, come prima ho parlato delle tecniche, ma era un tecnico che lui discuteva con gli altri, le confrontava con i colleghi, perché non dobbiamo dimenticare che non era Baracca che gira sempre da solo, anzi, la sua era una squadriglia. La squadriglia è sempre un lavoro d'equipe, eh? Lui sarà stato, diciamo, l'innovatore, poi dopo divenne comandante di squadriglia. Però all'inizio, per esempio, non era comandante di squadriglia. Quindi è un lavoro d'equipe. Dal punto di vista, prima ho parlato dal punto di vista tecnico-militare, anche dal punto di vista delle innovazioni, per esempio l'utilizzo, la sistemazione delle mitragliatrici. Una cosa semplice. Se voi guardate le fotografie del 15, anche prima del 16, le mitragliatrici erano poste sopra l'ala. E uno si domanda, ma come mai erano poste così in alto? Semplicemente perché la mitragliatrice, se fosse stata più bassa, avrebbe colpito l'elica. Quindi questo era un grosso problema. Baracca, insieme ai suoi amici, trova il sistema di fare sparare, no, anche per sparare, la mitragliatrice di NATO avrebbe dovuto alzarsi, cioè mettersi in piedi. Voi pensate che pilotare un aereo con la clostra alle gambe, in piedi, per sparare, cioè era un'acrobazia più all'interno che all'esterno, insomma. Quindi i risultati erano a zero. Solamente i primi risultati vennero quando la mitragliatrice si è sempre posizionata in alto, ma con un sistema di, diciamo, di sparo attraverso un filo e una guaina e una leva posata sulla cloche, in modo che poteva sparare senza alzarsi in piedi. Quello lo racconta nelle sue lettere. Quindi, diciamo, era un innovatore anche dal punto di vista del pilotaggio dell'aereo, oltre alle tecniche di combattimento. Però volevo solo sottolineare che l'aviazione non è mai una cosa personale, eh? Non è mai il frutto di uno bravo che ha delle grandi idee, va sempre confrontato con l'equipe, cioè con il lavoro d'equipe, con la sua squadra. È sempre un lavoro di squadra. Anche Baracca era molto bravo. Ma perché era bravo? Era bravo perché è inserito in una squadriglia dove c'erano dei gregari, dove c'era un tipo di dei corpi, le squadriglie potevano considerarsi come i corpi d'élite, dove c'era un grande affiatamento tra gli aviatori. Faccio solo un esempio: nella squadriglia di Baracca, la 91esima, era una delle squadriglie dove c'erano i piloti con i gradi più alti, erano tutti tenenti e capitani. E poi insieme ai capitani e ai tenenti c'erano anche dei sergenti o dei caporali addirittura. Quindi in uno squadriglio di 4 persone, di 14 persone, ci poteva essere il caporale e il tenente colonnello come piccolo. Però tutti mangiavano nella stessa mensa, tutti erano solidari tra loro, perché quando sei in combattimento, se uno ha un gregario, che sia un caporale o un tenente colonnello, deve coprirgli le spalle. Quindi volevo sottolineare che anche se Baracca era un innovatore, ma era sempre un lavoro di chi. Bene, io vi ringrazio di averci seguito, grazie innanzitutto ai nostri interlocutori Giovanni Barberini, Mauro Antonellini. E ne approfitto per far vedere nuovamente il libro di Mauro Antonellini, Francesco Baracca, Morte di un eroe, che troverete anche in prestito in Biblioteca Trisi. E perdonatemi qualche secondo per ringraziare anche coloro che ci aiutano a fare queste dirette e che contribuiscono in modo molto concreto alla realizzazione di questi incontri online che stiamo facendo, in particolar modo Teodorica Angelozzi, Giulia Dalmonte e Giulia Garuffi, che ci ha aiutato in questo caso per il museo. E passo la parola ad Anna Giulia per altri ringraziamenti.
Sì, intervengo perché il sindaco comunque ha dovuto andare via, allora ci tenevo a nome mio del sindaco a ringraziare ulteriormente Mauro per ovviamente la realizzazione di questo volume, ma anche per questa esposizione così chiara e piacevole della sua interpretazione, ma anche per aver fatto proprio un inquadramento dell'uomo completo di Francesco Baracca, che era sia il pilota di aereo, il combattente, ma anche un uomo che aveva la passione per lo strumento del violoncello, per la musica, per le lingue straniere, un uomo colto, e questo credo che sia importantissimo ed essenziale comprendere proprio anche le sue passioni, oltre a quello del volo. Tra l'altro lo ringrazio perché ha anche definito un altro aspetto importante per quel che riguarda il museo. Ha parlato dell'importanza del deposito quando ha esposto la sua visione, magari anche futura, del Museo Baracca. Il deposito del Museo Baracca effettivamente è un luogo vivo, non deve essere considerato esclusivamente un magazzino dove mettere e deporre del materiale, ma in realtà è un luogo vivo dove ci deve essere un ordine, perché avendo noi, come diceva Mauro, un così grande quantitativo di documenti e di opportunità di creare comunque delle proposte per la città collegate a Francesco Baracca, il deposito diventa qualcosa di essenziale, e quindi mi fa molto piacere che abbia sottolineato questo aspetto importante, anche perché lui è conservatore al Museo Baracca, quindi conosce bene il materiale che abbiamo a disposizione. Con Giovanni ovviamente collaborano moltissimo per avere idee anche per il futuro. Parlava della mostra che è stata fatta l'anno scorso, che ha avuto anche un grande successo. E, ultima cosa, ovviamente ci tengo a ringraziarlo ancora per il lavoro che fa per la nostra città, perché dicevo il suo lavoro è estremamente importante, una risorsa insostituibile. Bene, grazie ancora a Mauro Antonellini e complimenti per questa pubblicazione che è veramente preziosissima e che ci dà un quadro d'insieme sulla morte ma anche sulla vita di Baracca. Grazie mille a Giovanni Barberini per aver colloquiato così piacevolmente con il nostro autore, e ci vediamo alla prossima diretta della Biblioteca Trisi e del Comune di Luvo. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa diretta e alla prossima volta. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.